Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi parliamo di Children of Blood and Bone di Tomi Adeyemi, che era uno dei titoli che più attendevo in questo 2018. Sto cercando di riportare un po' di recensioni singole sul canale, spero brevi e in pillole, mi impegnerò tantissimo per non sproloquiare per ore. E quindi, prima di iniziare la recensione, come sempre, qualche premessa: se il mio canale vi piace, quello che vi propongo vi interessa, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati, commentate, likeate, insomma. E poi, se per i vostri acquisti Amazon utilizzate il link che vi linko giù nell'info box, mi date una grande mano perché in pratica mi aiutate a sostenere il canale. Questo è quanto. Passiamo a Children of Blood and Bone. Allora, tra l'altro, io non ho preparato assolutamente nulla per questa recensione, quindi andrò a braccio e come sempre sarà un casino. Per favore, bear with me. Children of Blood and Bone era forse uno di quei titoli che, oltre a me medesima, che lo attendevo proprio come non se non ci fosse un domani, è stato molto pubblicizzato perché Tomi Adeyemi è un'autrice, tra l'altro, molto divertente. Se non la seguite su Instagram, seguitela perché è carina, è ciccina e condivide un sacco, fa ridere da morire. E praticamente lei diventò virale perché quando ricevette la prima copia, credo che chiunque, anche Obama, anche Stephen King, hanno condiviso la sua reazione al primo libro. È stato molto carino e molto dolce perché penso che un autore che vede la sua prima opera pubblicata e con un'edizione del genere che è curatissima, molto bella, penso sia molto emozionante. Credo che fosse una cosa molto carina e vi suggerisco di seguirla su Instagram perché poi parla molto dei propri lettori. Lei è una, prima di essere un'autrice, faceva la coach di scrittura, quindi insegnava, teneva dei laboratori di scrittura, quindi è anche interessante il suo punto di vista riguardo a questi temi. Passando invece a cose più interessanti, ovvero questo libro. Credo che ci fosse anche attorno un hype veramente molto consistente, forse uno dei libri che ha ricevuto più attenzione per diversi motivi, che poi vi vado un po' a spiegare, negli ultimi anni. Credo che sostenere degli autori neri, con storie che richiamano tra l'altro alle loro origini, in questo caso infatti parliamo di Nigeria, apparentemente, sia estremamente interessante e inusuale, perché sono temi molto poco esplorati. Adesso io per caso ho letto Akata Witch di recente, quindi ho rivisto molte cose. Dare spazio anche a questo tipo di storie è sempre difficile, e il fatto che un libro proprio che parli di queste tematiche abbia riscontrato successo e ricevuto così tanta attenzione è quasi una mosca bianca, quindi io sono molto felice che finalmente sia arrivato. Però, come sapete, tutto ciò che riceve tantissimo hype di solito si rivela un po' un pacco bomba, ovvero quando c'è tanto hype attorno è quasi più l'approccio pubblicitario di marketing e lancio che fa il libro invece che il libro stesso. Quindi ero un po' dubbiosa da un certo punto di vista proprio riguardo a Children of Blood and Bone. Quindi l'ho iniziato senza tra l'altro nemmeno leggere la trama perché ho detto adesso mi ci butto, qualsiasi cosa sia sarà. Speriamo bene. E devo dirvi che questo è forse uno dei pochi casi in cui l'hype è abbastanza giustificato, perché il libro, dal punto di vista della scrittura, restituisce delle immagini vividissime. Ha meritato, a mio parere, tutto l'hype che è girato attorno a questo libro? Vi darò questa risposta alla fine, così proprio vi lascio un po' momento, un po' Pippo Baudo, e vi dico, innanzitutto, questo libro ha degli aspetti molto positivi, ma altri che io ho detestato. E ora vi racconto un po' cosa succede in Children of Blood and Bone. In pratica è la storia di Zadie e di suo fratello Zain, che fanno parte di quella che potrebbe essere definita un po' la stirpe magica dai loro discendenti, che si chiamano Magi, e nella terra di Orisha la magia è stata portata via, la magia è stata seppellita e nascosta da quello che poi è diventato il reggente
della terra di Orisha, che è ovviamente un dittatore crudelissimo che opprime tutte le popolazioni e che ha veramente ucciso e sterminato la stragrande maggioranza dei magi, e quelli che non sono stati uccisi sono diventati schiavi, schiavi o oppressi comunque, tra cui anche la famiglia di Zedi. E invece la madre di Zedi era una magi, tra l'altro potentissima, e ha sempre tramandato storie e raccontato tutte le loro tradizioni. Detto così, sembra che sia successo 500 anni fa. È successo 11 anni prima di questo libro. Questa cosa mi ha un po' triggerata. Vabbè, per fortuiti casi della vita entrano in contatto con Amari, che è la principessa, figlia del reggente, e con il fratello Inan. Insieme vivranno un'avventura incredibile per riportare la magia nella terra di Orisha, e veramente tra mille avventure, scontri, anche tra all'interno del gruppo, proveranno comunque a salvare la magia e riportarla nella terra di Orisha. Questa è un po' la trama, adesso appoggio il libro anche perché pesa un sacco, è bello corposo, come vedete, è veramente meraviglioso. Partiamo dagli aspetti più che positivi. Allora, devo dire che io sono rimasta molto, molto piacevolmente impressionata da questo volume. Mi ha proprio colpita la forza della scrittura di Tomi Adeyemi, perché è molto efficace, e è un libro abbastanza tamugno per essere un libro young adult e fantasy, e devo dire che in realtà però io non ho sentito assolutamente il peso delle pagine, perché è una scrittura che scorre via molto velocemente. Il libro è molto denso, c'è azione in ogni singola pagina, quindi arrivate alla fine e non vi sembra vero che... Ma è già finito? Sì, è già finito. E infatti proprio il punto forte del libro, secondo me, è l'azione, perché continuamente succede qualcosa, c'è qualcosa che smuove tutti gli equilibri, le dinamiche del libro, vengono introdotti piano piano, tassello dopo tassello, componenti del mondo e dell'ambientazione che vanno a creare davvero, secondo me, un'immagine abbastanza vivida di quello che è il mondo di Orisha. Questo secondo me è efficace. C'è qualcosina che manca, magari ve ne parlo fra poco. Il sistema magico è un'altra delle cose che io ho adorato dentro questo libro. Il sistema magico, ovvero proprio tutto ciò che viene determinato attraverso la magia, i poteri, la divisione, la suddivisione dei poteri, praticamente ogni magi, in base alla propria discendenza, discende da un dio diverso che ha donato il potere agli antenati del magi in questione, e quindi ognuno ha dei poteri legati a un dio diverso e vengono suddivisi per clan. In questo caso ci sono persone che controllano gli elementi, quindi l'acqua, il fuoco, l'aria, la terra, gli elementi, i metalli, insomma questo tipo di cose. C'è anche chi controlla la vita e la morte, c'è chi controlla la mente umana, c'è chi addirittura ha il controllo del tempo, c'è chi ha un'interazione con gli animali. Insomma, è veramente molto complesso, stratificato, e come viene raccontata la magia, secondo me, è veramente molto solido. È l'elemento forse più forte e più interessante all'interno del libro. Mi ha ricordato vagamente un po' il sistema Grisha all'interno della serie di Shadow and Bone di Leigh Bardugo e della Grisha Trilogy, ovviamente, perché in qualche modo è lo stesso concetto però applicato su degli elementi diversi. Questo secondo me è stato interessante, non è una copia carbone, anzi l'ho visto molto diverso da un certo punto di vista, però un po' lo stesso concetto, e questa cosa mi è piaciuta perché è un sistema magico che secondo me è molto funzionale, molto solido da portare avanti all'interno di una storia. Un'altra cosa che io ho amato assolutamente è l'interazione tra i personaggi, tranne per una cosa di cui vi parlo dopo, però praticamente Zeli è la nostra protagonista, è un personaggio forte che però si scopre forte perché fa un percorso all'interno del libro dove deve imparare alcune cose, i genitori le hanno trasmesso diversi valori, le hanno insegnato a rispettarsi e a sostenere le proprie idee, ma in un ambiente dove hai un regime oppressivo è difficile avere spazio per parlare di sé e per esprimere le proprie opinioni.
Lungo la storia, Zeli impara a farlo, Zeli impara anche a farsi valere, a far valere le proprie idee e a combattere per quello in cui crede, senza lasciare che altri lo facciano al posto suo. suo. Questa è una consapevolezza che lei raggiunge proprio all'interno del libro. È un viaggio anche di autodeterminazione della nostra protagonista, secondo me, per tantissimi aspetti. Il suo rapporto con il fratello mi è piaciuto molto perché l'ho trovato credibile. Sono due fratelli che si guardano le spalle a vicenda, si vogliono tantissimo bene, si sostengono. Ma entrano anche in conflitto perché fondamentalmente credo che, soprattutto in un rapporto tra fratello e sorella, tra sorella e sorello, fratello e fratello, insomma, non è che ci sia solo sostegno, amore, cioè, si discute. Questo per me è validissimo. Il mio personaggio preferito è Zeli, ve lo dico sinceramente. Dall'altro c'è Amari, che non è proprio il mio personaggio preferito, ma mi ha ricordato per qualche cosa un po' personaggi che io non amo, un po' Mary Sue, ma in realtà non è proprio così, è forse più una mia impressione che altro. Amari è la principessa, quindi che ha vissuto nel palazzo dorato da sempre, ma non è tutto dorato quello che ci viene raccontato a un padre crudele, che non è crudele solo verso l'esterno, ma anche con i figli, soprattutto forse con i figli, e lei ha sempre vissuto molto male questo rapporto. È diventata molto amica con una schiava e le ha un po' aperto gli occhi su quelle che sono le condizioni all'esterno, e per questo, dopo numerose angherie subite dal padre e certe cose abbastanza scioccanti che non vi spoilerò, scappa. Scappando porta con sé qualcosa che si rivelerà utilissimo per Zeli e diventeranno amici. Inizieranno a, per caso, poi tutto questo ovviamente per caso, entreranno in contatto, diventeranno amici, e questa solida struttura all'interno del gruppo a me è piaciuta molto perché la trovo forse il rapporto più interessante. Amari verso gli altri, Amari come si comporta con Zeli, Amari con Zain, e tutto molto giusto. E poi c'è Inan. Inan è l'erede al trono, il prediletto del padre, che anche lui sembra dall'esterno vivere in una gabbia un po' dorata, in realtà scopriamo che non è assolutamente così, è una famiglia molto crudele quella di Amari e di Inan. È un personaggio secondo me interessante perché vive un grande conflitto, pensa che alcune cose siano giuste, poi si ricrede e inizia un po' quello che è il processo secondo me più giusto da fare, ma che è forse il più difficile, quello di riuscire a districarsi all'interno di ciò che si è sempre creduto e ciò che in realtà si presenta in maniera più complessa nel mondo. E questo rapporto conflittuale che vive verso di sé, ma anche verso l'esterno, per me è l'altra cosa riuscitissima di questo libro, che a me è piaciuta molto e mi ha proprio catturata. Infatti, secondo me, le relazioni all'interno di questo volume sono una parte molto solida perché c'è una amicizia femminile credibile, un'amicizia femminile di supporto solida e che ho amato. Poi c'è un rapporto tra fratelli in entrambi i casi, un po' meno forse con Amari e Inan perché secondo me dovevano indagarlo ancora di più e forse verrà indagato di più nel prossimo volume. Però, ad esempio, quello tra Zeli e Zain è assolutamente veritiero, quindi mi ci sono ri rivista molto in questo tipo di rapporto. E mi è piaciuto anche proprio il fatto che non vada tutto bene o tutto male, ma ci siano proprio degli alti e bassi, dei conflitti, delle cose che vengono risolte, vengono discusse. È un rapporto che mi piace in generale, quello del gruppo, perché almeno è abbastanza credibile, è molto aperto alla discussione. Questa cosa a me è piaciuta moltissimo. Adesso mi alleno, inizio a stiracchiarmi perché ora arriviamo a tutti i difetti del libro, perché io fondamentalmente sono qui per questo e molti di quelli che vi dirò sono un po' spoiler. Questi probabilmente sono un po' spoiler, ma cercherò di stare sul vago come ho fatto fino adesso. Allora, il mio problema fondamentale con questo libro, ciò che mi ha proprio fatto cadere le braccia perché non era assolutamente necessario, non ha neanche senso all'interno di tutte le dinamiche complesse che ci sono. Io veramente continuo a non capire perché sia stata messa questa roba. È l'insta love. Voi sapete, se avete visto un po' dei miei video, che è proprio la cosa che
Mi strappa il cuore. Leggere degli Insta Love ormai nel 2018 non ha più senso. Siamo tutti progrediti come società, non crediamo più che due si vedono, si innamorano e felici tutti insieme per sempre. Non è così. E poi questa relazione è oggettivamente immotivata, non ha basi su cui poggiarsi. In ogni caso, viene risolta come se un paio di minuti e un elemento che condiziona i personaggi sia la risoluzione di tutto. Per me è profondamente sbagliato, anche perché avrei capito se dopo il secondo volume, ecco già, dopo aver avuto un po' di storia insieme, questi due personaggi potevano risolversela innamorandosi o magari essendo confusi da questo tipo di sentimento, ma è ridicolo e implica anche delle reazioni a catena che secondo me non portano nulla di valido al libro, anche perché poi ci si rende conto dell'errore di essere andati verso quella fase lì di conflitto quando in realtà non era sensato. Quindi personalmente, ve lo giuro, gli avrei tolto 10 punti al libro quando ho letto questa cosa perché mi ha infastidita moltissimo, sono infastidita nel parlarvene, figuratevi. Devo dire che l'altro problemino, ma è un problema che viene mascherato molto bene, quindi sono io che sono puntigliosa, non prendetela come una cosa assoluta, è la presenza abbondante di cliché, ovvero finché non lo sto dicendo ad alta voce mi fa strano anche solo averlo pensato, ma in realtà ce ne sono tanti e che vengono risolti bene. Nella maggioranza dei casi non sono così evidenti come in tante altre serie, sono un po' più camuffati. Però c'è ad esempio un'altra delle cose che a me non piace molto è la redenzione di un personaggio, quindi da cattivo a buono e poi non si sa. Il prescelto, l'amore che si svolge attraverso i sogni, questa, diciamo, task impossibile, questa impresa impossibile che salverà l'umanità affidata in mano dei teenager. Ah, ok, sono veramente molto lievi, non sono fastidiosi questi cliché all'interno di questo volume, quindi io ve li appunto proprio solo perché sono puntigliosa, però fondamentalmente rovinano un po' l'originalità invece del resto del libro, queste cosine qui. E poi un'altra cosa che già vi accennavo prima, le immagini di tutto il libro sono veramente molto vividi, però devo dire che quello perché lo sto paragonando ad Akata Witch, quindi è un'altra cosa che ho letto che mi ha risolto invece alcune di queste cose, è la questione della cultura. Perché io mi aspettavo veramente, essendo stato venduto ed essendo stato promosso come un qualcosa ispirato alla cultura nigeriana, eccetera, eccetera, a parte nel sistema magico, io ho visto poco della cultura e della descrizione dell'approfondimento in questo world building. Non manca moltissimo, non c'è tanto approfondimento proprio su questi tipi di aspetto. Non ci sono tanti dettagli, non si scende mai troppo in profondità, è sempre tutto un po' superficiale, chiaro, ma molto molto poco approfondito. E fondamentalmente la mia impressione, e potrei sbagliarmi, è che diciamo che a parte l'Africa nel mondo arabo, sono concetti che potrebbero essere applicati, essendo un po' vaghi, più o meno a tutte le regioni dell'Africa di appartenenza a cultura nera, perché sono tutte mo molto vaghe, ecco, tranne magari il sistema dei magi, quindi il sistema magico, perché probabilmente invece quello prende da alcune derivazioni di cultura nigeriana. Però diciamo che avrei preferito, ma questo, ripeto, è un'opinione personale, un approfondimento un po' maggiore rispetto a questo aspetto qui. E diciamo che forse non voglio risultare offensiva in nessun modo, però generalizzando e banalizzando, però diciamo che a parte il sistema magico e i vestiti avrei voluto saperne di più. Io leggo libri diverse proprio per conoscere più aspetti di qualcosa che non mi appartiene. Poi ultimi due appunti, il primo è sulla scrittura. La scrittura, secondo me, nella prima metà è brillante, è proprio molto solida, le idee sono molto chiare, la storia procede in maniera abbastanza ritmata, quindi a un passo abbastanza sostenuto, ma non si perde qualcosa per strada, quindi comunque risolve tutte le proprie questioni, cerca di essere molto descrittiva anche per alcuni aspetti e ho trovato che la scrittura sostenesse proprio lo sviluppo della storia in maniera perfetta. Invece, dalla seconda metà in poi, ho notato molta confusione. Non so se è un'impressione solo mia, però
Mentre la prima parte 5 stelline se le meriterebbe, la seconda cade, proprio cade per tante cose. Ci sono errori che secondo me non vengono risolti, dinamiche che non si spiegano nel contesto e la scrittura è confusa. Mi vedete un po' strana in questo momento perché mi sono accorta mentre stavo montando il video che l'ultima parte non è venuta salvata, quindi sono circa una settimana di distanza a rigirare la fine del video. Scusate. Comunque, come vi dicevo, la scrittura di Tomi Adeyemi a un certo punto proprio si appiattisce molto. Non riesco a capire perché. E ci sono diverse questioni che però dipendono proprio dal crollo della sua scrittura. Adesso, crollo, tracollo sono un po' forti come termini, effettivamente è più una flessione, ok? Si appiattisce molto e genera confusione. Secondo me, proprio la confusione e la sua scrittura genera confusione anche sul tema della magia. Cioè, a questo punto, noi dobbiamo cercare di capire anche se la magia è buona, se la magia è qualcosa di positivo, oppure se è totalmente il contrario. Zelie è portata a chiedersi questa cosa, come gestire questa cosa diverse volte all'interno del libro e lo trovo corretto perché è un po' il suo ruolo, ma tutti i personaggi continuamente cambiano idea sul ruolo della magia e questa cosa è vero che in termini assoluti può ritrovare un riscontro perché effettivamente possiamo dire non c'è mai una totale bontà né una totale malvagità all'interno della magia, però è un argomento che non viene mai risolto, soprattutto proprio perché la Adeyemi a un certo punto si perde con la scrittura e questo diciamo è l'ultimo appunto che proprio secondo me è molto lampante e che andrebbe un po' risolto in maniera diversa, però ripeto, io ho adorato questo libro, mi è piaciuto veramente molto. Ho letto nell'ultima settimana che addirittura Tomi Adeyemi è stata rinominata la nuova J.K. Rowling. Tomi Adeyemi è Tomi Adeyemi, è un'ottima scrittrice, una nuova J.K. Rowling, no, neanche vagamente purtroppo. J.K. Rowling ha creato un'opera che ha un arco narrativo troppo impegnativo e che affronta talmente tante fasi al suo interno, che non so, è qualcosa di talmente grande, talmente complesso, completo, che riprende strutture, macrostrutture, sottostrutture, così in maniera densa che non è pensabile che questo possa essere paragonabile a Harry Potter. Detto ciò, però, se noi smettiamo, come fanno sempre tutti, di paragonare opere un po' più famose e ad altre autrici un po' più conosciute, io trovo che Children of Blood and Bone sia un ottimo volume e un ottimo debutto, perché comunque ha così tanti elementi positivi che non posso assolutamente fare altro se non supportare questo libro. Mi è piaciuto molto. Ha dei difetti che io spero verranno risolti in un secondo momento, ma vi dico che secondo me è uno fantasy per ragazzi più interessanti usciti almeno negli ultimi 2 anni. Sicuramente ha tanti elementi originali, probabilmente potrebbe essere migliorato molto, potrebbe risolvere alcune cose che lo porterebbero a essere davvero una serie molto più brillante. Detto ciò, io ve lo consiglio, vi ripeto che gli ho dato 4 stelline e mezzo perché secondo me 5 se le meritano solo proprio quei libri che ti rapiscono nel profondo. Questo ha fatto tanto, devo dire, mi ha proprio colpita molto, però risente di qualche difettuccio facilmente correggibile, tranne forse l'Insta Love. Ho già le mie teorie su come il secondo potrebbe risolverle, spero davvero perché una di queste con cui ne ho parlato tra l'altro con Andrea di Lego Scatto Viaggio, che è molto d'accordo, secondo me sarebbe invece proprio una svolta brillante. Vediamo cosa succederà, tanto manca solo un anno al prossimo volume, non c'è mica problema. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, mi scuso se quest'ultima parte è un po' diversa dalla precedente, ma c'è stato un intoppo. Detto ciò, mi sono rivestita e ritruccata uguale per girare quest'ultima parte. Come sempre, io vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!